Video shows the brutal execution of 21 Christian Egyptians. ABC News is not showing the actual video. Experts are paying close attention to the actual video. We are the Islamic State. Il ritmo di queste pompe mi fa pensare a un cuore che batte. È il cuore della nostra civiltà che batte qui. Il pulsare di un'economia assetata di petrolio e di crescita. L'oro nero è diventato una delle maggiori scommesse del XXI secolo. ISIS è l'acronimo per Stato Islamico dell'Iraq e della Siria, chiamato anche ISIL, Stato Islamico dell'Iraq e del Levante. La parola Levante si riferisce al disconoscimento dell'accordo Sykes-Picot del 1916, che a seguito della Prima Guerra Mondiale ridisegnava i confini mediorientali. Adesso il movimento si fa chiamare IS, Islamic State, Stato Islamico. IS è un'organizzazione terroristica che si è autoproclamata Stato nel gennaio del 2014. Guidata da Abu Bakr al-Baghdadi, controlla un vasto territorio fra Iraq e Siria che amministra in completa autonomia, ricavando dalle sue attività, soprattutto petrolifere, i soldi necessari a finanziarsi. L'America dipende dal petrolio, che spesso è importato da paesi del mondo un po' instabili. Kuwait, Iraq, Nigeria, Sudan, Mozambico e Cecenia sono tutti paesi ricchi di petrolio. Tutti una volta erano, o lo sono adesso, sconvolti dalla guerra. IS è un gruppo estremista sunnita che aderisce ai principi dello jihadismo globale, interpretando l'Islam in maniera radicale e anti-occidentale. Promuovono l'estrema violenza e considerano infedeli tutti coloro che non sono d'accordo con il loro ideale, mirando alla fondazione di uno Stato Islamico puro. IS fa un uso efficace della propaganda e utilizza i principali social network, in particolare Twitter, per diffondere il proprio minaccioso messaggio anche all'Occidente. Al-Qaeda, movimento islamista terroristico guidato da al-Zawahiri, in un primo momento aveva espulso l'ISIS dalla propria organizzazione, per l'estrema violenza utilizzata anche nei confronti delle popolazioni locali. È solo una coincidenza? Dietro le cause politiche ed etniche, spesso il petrolio ha il ruolo di protagonista in molti dei conflitti del nostro tempo. Molte persone accusano gli Stati Uniti di aver invaso l'Iraq solo per mettere le mani sulle loro risorse petrolifere. Per le vittime di questi conflitti il petrolio è diventato una maledizione. La popolazione approfitta raramente del boom petrolifero. Metà di quelli che vivono con mezzo dollaro al giorno abitano in paesi ricchi di petrolio. Il petrolio porta alla follia. Solo per qualche barile in più siamo pronti a fare qualunque cosa. Al-Qaeda è tornata adesso sui suoi passi, facendo appello ad un'unità contro il nemico comune, gli Stati Uniti e la coalizione.